una tegola che da un certo punto di vista diciamo che era attesa, visto il vento che è soffiato negli ultimi mesi. È una tegola che si è portata dietro un'altra tegola, perché probabilmente le dimissioni di Angela Ruini, oltre a quelle di Corrado Ruini, non erano previste. Qual è il suo primo pensiero? Ma io assolutamente, non parlerei assolutamente di tegola. È stata una decisione che naturalmente non mi ha fatto piacere, in quanto al di là di quello che si dice in giro, e soprattutto certi politici che più che essere politici sono degli sciacalli, e sono due persone che professionalmente hanno svolto il loro lavoro con dedizione e con capacità. Naturalmente nella vita si fanno delle scelte, loro hanno fatto la scelta di interrompere la loro esperienza di assessore, è una scelta che sì, non la condivido, però la rispetto. Potevano, secondo me c'era la possibilità di vedere più nel dettaglio se si riusciva ad andare avanti. E l'Angelo Ruini era qua anche 10 minuti fa, cioè, fra noi è rimasto un ottimo rapporto e io sono per il rispetto delle persone e soprattutto il rispetto delle idee. Io mi sono sempre professato democratico e quindi ogni pensiero gode del mio rispetto. Dopo posso condividerlo meno, però non sono sicuramente del pensiero unico. Ognuno di noi la pensa diversamente, ha le proprie opinioni e come sto facendo anche nella Giunta, io rispetto il pensiero di tutti. E sì, insomma, ci si confronta, si discute e via, però non si litiga e ci sono sempre le decisioni condivise. Lei ha parlato che probabilmente si poteva ricucire la cosa e andare avanti con la chiarezza che avete sempre avuto all'interno della Giunta. Ci sono altre due persone che non sono vaccinate. Come si potrà fare? E riguardo al Green Pass, le altre due persone ce l'hanno meno, non spetta a me dirlo, anche perché io sono sempre stato rispettoso delle norme, delle leggi, c'è una legge sulla privacy che è ben chiara, non vorrei andare ad infrangere io, quindi insomma, se si vuole sapere di più, magari si contattano le persone e si chiede di più. Io fino adesso, e lo farò anche nel futuro, avrò delle persone che possono dedicarsi alla vita politica, che possono svolgere il ruolo di assessore in presenza e quindi insomma vedremo un attimo anche nelle prossime giornate gli sviluppi, però insomma i miei assessori hanno la mia più completa fiducia. Dopo vediamo anche con gli altri se ce ne sono degli altri, se ci sono le condizioni per andare avanti. Ci sarà da fare una riflessione interna alla Lega o alla maggioranza per sostituire i fratelli Ruini? Ma con la Lega, il partito dove ancora milito, c'è ottima armonia e ottima comunione di intenti. Quando c'è da fare una scelta difficile, impattante, via. Io ho sempre coinvolto tutti, ho sempre coinvolto la maggioranza. Sicuramente la sostituzione di queste due persone sarà una cosa abbastanza delicata, sto già facendo delle valutazioni che poi se ne parlerà in maggioranza, anche poi se l'ultima parola deve essere la mia. Comunque io ho sempre agito nel pieno rispetto della democrazia, quindi tutto quello che mi arriva dalla maggioranza e me ne arrivano di proposte e lo vaglio e poi dopo insomma tutti assieme decidiamo come proseguire. È stato così per tutte le cose importanti che abbiamo fatto, per la chiusura del concordato di SGP, tanto per citarne qualcuna, la rimodulazione del debito di SGP che stiamo arrivando alla fine e tante altre decisioni importanti che hanno un riflesso
anche impattante sulla cittadinanza, quindi insomma devo essere sicuro di prendere la decisione giusta in accordo con chi governa la città per cercare di evitare di fare delle scelte ingiuste e impopolari. Non so se adesso è possibile fare dei nomi che ci sono in circolazione, ma Volpari sembra uno di quelli più nominati. C'era anche il nome dell'ex dirigente dell'IT Volta, Alessandra Borghi, per l'istruzione. Lei conferma o preferisce di no? Ma vedo che ne sapete più di me. Apprendo che Volpari può essere un papabile, non lo sapevo. Apprendo che la dottoressa Borghi, che stimo e con la quale c'è anche un rapporto di amicizia, perché abbiamo collaborato assieme a livello istituzionale diversi anni, può essere non papabile. Lo apprendo con piacere, non sapevo niente. È più facile sostituire i fratelli Ruini o dover mettere mano ad un rimpasto più allargato? Ma farò quello che c'è da fare. Il coraggio non mi è mai mancato, la determinazione non mi è mai mancata, quindi assieme alla mia maggioranza prenderemo tutte le decisioni necessarie per continuare ad assicurare alla città un buon governo. Ultima cosa, i tempi non saranno brevissimi? Non lo so, io sto già parlando con qualcuno, e con quelli con cui ho parlato, e sono tutti anche disponibili a venire a lavorare col sottoscritto, perché la gente dice quello che vuole, però poi insomma alla fine mi conoscono, e non sono l'intellettuale dei salotti di sinistra sicuramente, sono una persona di strada, che vuol dire che frequenta le piazze, frequenta i bar per fare la colazione al mattino, e insomma mi piace stare in mezzo alla gente e l'ho dichiarato fin dal primo momento. Adesso il Covid ci ha allontanato un po', però speriamo che il Covid non abbia più il sopravvento sulla vita sociale e mi permetta ancora di stare in mezzo alla gente, perché stando in mezzo alla gente si capiscono i problemi, si ricevono anche dei suggerimenti importanti, perché io non sono di in terra, posso sbagliare, se sbaglio faccio in buona fede, però non so se è un dono o se è un po' un dono e poi è sempre una cosa che mi sono imposto, ascoltare tutti, fare la sintesi, poi purtroppo devo decidere e decidere nel migliore dei modi, in accordo con tutte le persone che stanno collaborando, consiglieri comunali, altri assessori e altri ancora, per prendere le decisioni opportune.